svolgerà temi che riguardano proprio la pratica amministrativa, i rapporti già il cittadino e la pubblica amministrazione, il funzionamento degli enti locali, il rapporto praticamente tra il cittadino e la giustizia, la burocrazia, il fisco, cioè tutte quelle cose che noi riteniamo siano importanti e che i ragazzi dovranno conoscere, dovrebbero conoscere, unitamente ai sistemi elettorali, al concetto di rappresentanza, alla storia dei partiti politici, a un po' di storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi, un bel malloppo di conoscenze che unite a quelle che la scuola fornisce normalmente e l'ambiente e le altre agenzie, diciamo così, danno, possano insomma indurre i giovani a capire che la conoscenza è condizione, condizione sine qua non, non si può, diciamo, opportunamente, adeguatamente, proficuamente svolgere nessun tipo di attività, nemmeno quella politica, non si può improvvisare, non si può, o almeno ci si augura che non sia così, una lunga pratica, lo studio, la conoscenza, l'esempio, capire di che cosa si parla, quindi andare a definire i termini di certe questioni, perché spesso lo si fa con molta superficialità, cioè gli organi di stampa sono diventati anch'essi veramente, anziché strumenti di approfondimento e di chiarezza, spesso diciamo, rendono tutto più difficile. Quindi il percorso è molto lungo, la testimonianza dei sindaci costituisce soltanto la prima parte, certo, e poi il laboratorio di formazione civica vedrà tanti altri relatori nei vari, diciamo così, settori di... E io mi farebbe piacere aggiungere un'altra, certo, cosa, ma noi raccogliamo... che alla fine poi di questo percorso potremmo, ecco, pensare ai più bravi, ai più interessati, di fare un tirocinio effettivo nella pubblica amministrazione. Io durante la campagna elettorale ho detto che una delle cose che mi faceva piacere era quella di pensare a dei vice assessori, che lo spirito quale voleva essere proprio quello di coinvolgere i più giovani a un'attività, a un percorso di conoscenza, diciamo, di partecipazione, che è una figura che non esiste nel nostro panorama giuridico, quindi sarebbe una sorta di consulente a titolo gratuito che affiancherebbe, ecco, noi non abbiamo nessun intento da questo punto di vista. Quindi potremmo, ecco, realmente coinvolgerli alla fine di un percorso, se per un tirocinio probabilmente anche breve, se non deve essere gravoso, lo facciamo breve. Se non è gravoso, lo si può fare. No, l'intento è quello di dare a loro degli strumenti di conoscenza e di rispondere a eventuali loro richieste. Sto lavorando loro per la ma ciascuno ne darà l'uso che vorrà. Allora, tanto per collegarci brevemente con la volta scorsa, ricorderete che abbiamo ancora qua con noi, con grande piacere, e lo ringraziamo per la sua generosa disponibilità, l'avvocato Lupo, perché diciamo è uno dei protagonisti, come devo dire, più anziani, più vecchi, insomma, che negli anni 60, 50, diciamo, poi testimoniare, perché per aver vissuto da... E allora ricorderete che è meglio questa scorsa. Ha delineato una sintesi della storia comunale dal 1946 fino al 1960, in grosso modo, indicando appunto le vicende più importanti, sia politiche in senso stretto, quindi l'alternanza delle varie forze che si sono succedute, ma soprattutto le scelte che hanno orientato e determinato poi lo sviluppo del paese, le cose importanti che si sono fatte in quegli anni, cose che diciamo adesso a noi, anche a noi che siamo un po' più giovani, sembrano scontate e ovvie, che sono state frutto invece di conquiste, di battaglie, di lotte, di impegni di uomini politici e non impegnati civicamente. La cosa che veniva al rilievo nel discorso la volta scorsa
ragazzi ricorderete, da parte del relatore, era un aspetto soprattutto, egli ha inteso sottolineare più volte che in quegli anni, diciamo, la comunità era pervasa, animata da un fortissimo spirito civico unitario. La comunità era compatta attorno alla, diciamo, prospettiva, al progetto di sviluppo e di avanzamento sociale, culturale, economico del paese, indipendentemente dal ruolo che ciascuno rivestiva e dalla idea o ideologia, meglio ancora a quei tempi, che poteva avere, al momento di decidere per il famoso bene del paese, tutti quanti in un certo senso si trovavano d'accordo. Io so che il passato si tende sempre a mitizzarlo, avvocato, cioè un po' perché è passato, quindi si veste dell'alone, del ricordo, della nostalgia. Lei deve essere sincera con noi, lei ci deve parlare degli scontri, dei conflitti, se c'erano, se ci sono stati. E adesso ci racconterà come negli anni, dal 1960 agli anni 70, tutti, o in parte, dove vuole arrivare, lei è libero di arrivare, poi avremo altri relatori, tra cui il nostro qui presente Peppinello Mazzola, che è diventato consigliere comunale nel 72. Ecco, quindi giovanissimo anche lui, diciamo, per testimone 72. 75, no, forse. 72, sono stato nel 74. 19 anni ho iniziato tramite. Io pensavo 80. No, io ho iniziato prima, a 19 anni ero già poi tramite Mario Fesconaro, allora, buonanima. Ma forse mia, non si chiede nell'80? No, ma prima avevo la carriera, perché prima si faceva la gavetta? Faceva però la parte. Come consigliere comunale? No, consigliere comunale poi dopo. Nell'80. Lui nel 75. Ma che anni avevi almeno? 26 anni. E poi in particolare dare a questi ragazzi la percezione del clima, cioè di come si amministrava allora e cosa è cambiato ora, no, rispetto ad allora, nel senso che allora i sindaci si facevano e distaggevano all'interno. Ma non solo c'è una questo lo fa l'avvocato, una breve sintesi della successione anche dei sindaci, dei partiti che hanno avuto il governo del paese. Vediamo troppo. No, questo si può fare, diciamo, con facilità. Il problema è ricordare, illustrare gli scontri. Perché per amore di verità, gli scontri a volte avvenivano su fatti, insomma, di scarsa importanza, solo per animosità, per polemica, per stare. E poi magari ci si ricomponevano sempre. A volte erano su teme di qualche interesse. Quello che devo dire, insomma, mi dispiace per quelli che pensano che se non ci sono i pugni e le liti, gli scontri, non c'è piacere. Però sui temi fondamentali. Io ho vissuto il Consiglio Comunale dal 1964 per quasi 30 anni, e sui temi fondamentali il massimo che si poteva assistere sui grandi temi era l'uscita dall'aula, cioè una forma di protesta civile. Io non dico sì, non dico no, me ne vado, ve la vedete voi, perché non sono d'accordo, perché ma sui fatti proprio fondamentali. Io sempre ricordo in grande misura quello che dava il segno di una partecipazione assoluta, era il piano regolatore. Parlare oggi del piano regolatore è un poco, insomma, non serve a niente o quasi, perché abbiamo esaurito quasi tutto quello che c'era da fare. Però se consideriamo che noi abbiamo iniziato a parlare del piano regolatore, perché come io ricordavo la volta passata avevamo un programma di fabbricazione che risaliva al 56-57, però avevano dimenticato di allegare al programma di fabbricazione che fu approvato allora le carte planimetriche con i disegni, con le indicazioni, quindi visive,
di dov'è che si spendeva il paese e così via. C'erano soltanto delle regole piuttosto larghe nel regolamento edilizio, non c'era l'elemento di norme d'attuazione e così via, per cui questo creò moltissima difficoltà e quindi negli anni 60, si può dire, all'inizio fu dato incarico per questo benedetto programma di fabbricazione. Io ricordavo che in quella fase della preparazione, dello studio, anche perché eravamo tutti insomma non proprio esperti in materia, ancora nel 63, 64, 65 le leggi erano quelle del 42, cioè dire della vecchia legge urbanistica, non erano intervenute le modifiche poi del 67 che impedivano, che finalmente in qualche modo orientavano e facevano orientare l'amministrazione nella divisione delle zone e così via. E però io ricordo perfettamente il tavolo che si era creato con i rappresentanti dei gruppi presenti in regia comunale, con i tecnici, che era un continuo chiedere, un continuo russare, un continuo dibattito, ma così, ma colà, ma questo perché no, questo perché sì. E questi poveri tecnici, più che disegnare, andare al dunque, perdevano il loro tempo a spiegarci come erano fatte le norme, le leggi, quello che era possibile, e crescemmo tutti, dico anche quelli che erano più grandi di me, ed erano magari in consiglio comunale da moltissimo tempo prima di me, non avevano idea di queste cose, non avevano idea di come organizzare l'assetto urbanistico di un paese. Tutto questo portò poi all'approvazione del primo vero programma di fabbricazione a cavallo tra il 69 e il 70, che poi rovesciamo quasi interamente nel piano urbanistico comprensoriale di Mistretta, che fu, devo dire, una grandissima esperienza di collaborazione anche tra paesi. La nostra disciplina che noi portammo lì, la portammo con una rappresentanza consiliare che è l'espressione di tutti i gruppi, perché nel comprensorio i rappresentanti di Castelbuono erano, vabbè, ci fui nominato io, ma c'era Gino Carollo, comunista, Piero Sapienza, Movimento Sociale, quando poi morì Giuseppe Spallino, e si riusciva quindi a esprimere una volontà unanime, concorde, e si discuteva prima naturalmente, che non dico che imponemmo, ma ad ogni modo suggerimmo all'assemblea del comprensorio, che aveva qualcosa come 10 comuni, delle Madonie c'era Geraci e Pordina, non c'era solamente San Mauro, non so per quale motivo, ma noi riuscimmo addirittura a dare a loro la regolamentazione che ci eravamo fatta nel piano di fabbricazione. Tutte le zone CS per l'edificazione sparsa in campagna, nelle zone agglomerate, sono tutte, che sono nel piano comprensoriale, sono tutte quelle che provenivano dalla nostra articolazione, dalla nostra regolamentazione del piano di fabbricazione, del programma di fabbricazione. E quindi un clima naturalmente di furore civico che tutti avevamo, di partecipazione, di impegno, che naturalmente sono esperienze particolari che mi hanno personalmente segnato per sempre, ma che consentivano di raggiungere certi obiettivi. Ma non è che solo questo, noi temi ne avremmo 100.000. No, infatti, scusi se la interrompo, poi mi taccio, dico, no? Accanto alla storia politica, che è proprio interessante, ma magari riprogrammo velocemente con le conquiste più significative, le fasi più. Bisogna dare a questi ragazzi anche, secondo me,
l'idea di ciò che intanto nella società civile cresceva e maturava, perché gli anni 60 furono anni importanti, non so, la fondazione istituzionale del liceo scientifico, i primi tentativi per il lancio turistico di Castelbuono, che non è avvenuto negli anni 90, ma è avvenuto negli anni 60, con tante iniziative tipo la sera delle ciliegie. Secondo i terzi, perché esatto, vabbè, certo, c'è stata anche... Quindi dire un po' di tutte queste cose per dare un'idea del clima. E se è possibile chiudere anche con magari le prime avvisaglie dei movimenti di extraparlamentari che a Castelbuono ebbero una grande importanza, un grande rilievo, cioè a differenza di altri comuni, qui abbiamo avuto una realtà di partiti extraparlamentari di sinistra, ma forse più che di destra, di sinistra sicuramente, con protagonisti che speriamo di invitare anche per voi. Che ve ne parlino in prima persona. No, cioè l'idea anche della vivacità della Anni 60 e poi la sindaca non lo so, ragazzi, pure voi che cosa vi interessa di più? La storia politica o la storia della comunità in senso lato? E vanno le cose come andato, vogliamo magari un po' recidere il campo affinché arriviamo. Io come avevo detto, noi avevamo anche un impegno. Voi mi fate sapere. Noi stiamo registrando tutto. Quindi... No, mi faccio sapere. Per l'impegno che la prossima volta avremo il professore Raimondi. Dopo Pasqua, speriamo di venerdì. Lo diremo prima. No, li faremo probabilmente tutti diversi così. No, la data non la so. No, dobbiamo calendarizzare le altre. Però comunico io. Per evitare che ci siano violenza a scuola. Sì, sì, però comunico io. Grazie, sindaco, grazie. Ciao. Allora, ragazzi. Voi volete dire cosa mi interessa? Io sono un avvocato, me lo trascino, ma se volesse fermare, queste cose. Secondo me è più interessante ascoltare qua che non fare. Lo so, ma noi dobbiamo, abbiamo anche l'avvocato gettato. Non capisco, ma poi casomai a Carmelo ci fa un po' di reminiscenza a parte. Leggiamo in privato. C'è un privilegio, Carmelo. Poi un conto pure il rottore che c'è, cioè, fuori. Ma tu sarai uno dei nostri appunto, quindi prepara. No, quello che faceva, diciamo, c'era il clima che diceva tu c'era, che se ti ci fu negli anni 60, quando venivi negli anni 60, a parte il 68 famoso degli anni 60, anche ci fu un grosso movimento di lotta con Dio, c'erano decine e decine e decine di persone, di giovani che sono cresciute, diciamo, che sono giovani, ora sono i più giovani, e mi ricordo uno che poi è diventato, lo Steiner, che è venuto un sacco di volte, era amico di... Non solo, siccome aveva molti amici, pur non essendo di lotta con Dio, aveva molti amici, molti anni fa però, ci fu un carabiniere che si mandò a trovare il caso, soprattutto a trovare un fascicolo tanto come la caserma, perché ero considerato, perché avevo amici, ero considerato, sono perché erano io sono persino che ascolto vabbè, se vedete la ma a 20 anni bisogna essere rivoluzionari. A 20 anni sì, a 60 è un po' si nasce a ingegnare Simone Pompeo. però l'ingegno lo deve fare, perché sennò se le spinte ci vogliono. La spinta è normale che tra 20 anni è l'ansia di giustizia sociale. Facciamo questa piccolissima parentesi. Poi ci sono i distinguo, ci sono figli che sono rivoluzionari. Senza testa, senza ragionamenti e senza ma, tanto per Cagnano.
Benvenuti. Qualche volta ho racchiuso la porta giù no. A Palermo. Allora, ma c'è il progetto di essere chiaro anche per chi arriva, perché quella signorina non c'è io facciamo che mi riprometto se poi deciderete di farci i sentiti. Di questo ne siamo grati, così possiamo approfondire meglio. Perché gli argomenti sono tantissimi, va bene. Magari oggi curiamo più, quale aspetto voi della vita da quello che un po' l'amministrazione, non lo so, l'amministrazione, cioè, diciamo. Anni 60, abbiamo fatto anni 50, faccio un ripeto degli anni 50, velocissimo. Forse proprio sentendo, perché ci sono. In cui abbiamo avuto anni di governo di sinistra in paese. Allora, va bene, velocissimamente vediamo di concentrare. Buonasera. Buonasera. Avvocata. Giriamo il raffronto. Noi comincio col dire che l'unica vera molla, l'unica vera pressione che c'era, erano due. Una era quella dello sviluppo del paese, per quanto riguardava le attività, oggi diremmo terziarie, significa attività diciamo dirette alla promozione turistica del paese, quindi a fare venire ospiti di fuori, perché questo naturalmente portava sollievo, portava qualche soldo nelle larghissime casse. Ma l'altro vero problema che riempì gli anni 50, ma non solo gli anni 50 perché era un problema antico, era quello della nostra agricoltura, la quale essenzialmente era basata sulla mano, cioè sulla coltivazione del frazzino da manna e quindi sulla raccolta e quindi sulla vendita e quindi sugli introiti. Questo problema che il paese trascinava da qualche secolo, però aveva avuto una recrudescenza notevolissima negli anni 30, avvenne perché a un certo punto il commercio della manna andò a finire in mano a pochissimi che facevano il bello e il cattivo tempo, anche per quanto riguardava i prezzi e così via. Ma soprattutto uscì fuori un prodotto, diciamo, la manna essenzialmente serviva per fare la mannita. La mannita che è un alcol esavalente che, insomma, lavorando sta manna, facendola bollire, filtrandola attraverso vari passaggi, fa questo pane bianco, va bene, che come tutti sapete ha funzione di regolazione digestiva, insomma fa bene in tanti casi, in tante cose. E era diffusa la produzione e soprattutto il consumo, ma a un certo punto si scoprì un prodotto che vende dal Canada, il mannitolo, che praticamente consentiva di fare la mannite saltando tutta una serie di preparazioni, ma soprattutto saltando la manna, senza bisogno della manna. Per cui cominciò ad essere fabbricata la mannite con il mannitolo e la manna soffriva, non si riusciva a venderla, quindi si accatastò in tutti i modi nelle case, perché era l'unica possibilità che c'era, nella speranza di poter risolvere il problema. Negli anni 30 ci furono vari movimenti, varie iniziative e vari consorzi, diciamo così, fra i vari produttori per cercare di collegarsi e di spingere in qualche modo per una soluzione, che in verità dal punto di vista normativo fu trovata, perché furono emessi dei decreti, uno dei quali in particolare sosteneva, imponeva che il termine mannite dovesse essere riferito alla manna da frassino e non a prodotti di altra natura. In qualche modo riusciva a tutelare. Poi naturalmente venne la guerra e vabbè, di questo problema c'erano altre cose molto più gravi che bisognava affrontare. Ma alla fine della guerra il problema si pose nuovamente in tutta la sua forza. E
come ricordavo l'altra volta, la risposta che fu data a questo problema, che era di commercio, che era di mannite fatta col mannitolo, quindi che era di verifica e di controllo di tutte queste vie, ma che soprattutto era quello dei prezzi, che non si riusciva mai a essere certi, a essere sicuri e soprattutto a essere remunerativi, si verificò questa crisi fortissima negli anni 50. Nei primi anni 50 non si sapeva più come fare, la manna non si riusciva a venderla, le accuse erano rivolte in parte ai commercianti, ma soprattutto agli industriali e così via. Nel 58 fu la regione, con legge regionale promossa dal concittadino di Carollo, istituì il consorzio produttore Banna, che fu una rivoluzione autentica nella gestione di questo complesso problema, perché il consorzio che cosa faceva? Comprava la manna dei frassicultori, i quali quindi la conferivano al consorzio. Il consorzio, con prezzi stabiliti dalla regione anno per anno, secondo la produzione, secondo l'andamento del mercato e così via, pagava l'80% subito del prodotto e il 20% al momento in cui il prodotto veniva venduto. Naturalmente il frassicultore, che non poteva aspettare il 20% a differenza, poteva benissimo venderla al libero mercato, perché i prezzi si erano necessariamente allineati con quelli che il consorzio faceva. E questa fu un'autentica rivoluzione del paese, consentì sicurezza, consentì tranquillità, certezza di avere i soldi, certezza di tutto, per cui i quintali di manna che erano nelle case, non si possono dire, invenduti di prima, furono tutti conferiti e il consorzio acquistò tutto questo prodotto, riuscendo a dare soldi. Dicevo l'altra volta che, se vogliamo trovare una spiegazione forte, non dico essenziale, però forte, al perché noi, rispetto a tutti gli altri paesi delle Madonie, negli anni dell'immigrazione fortissima in Europa, in particolare in Europa, in Germania, in Francia, in Svizzera, in cui interi paesi si spopolarono perché non avevano altra possibilità, noi siamo riusciti a mantenere mediamente i nostri immigrati attorno a 300 persone, che, considerando che cammineravamo tra i 10.000, 10.100, qualche volta anche un po' di più, era una cifra assolutamente... Perché? Tutto questo poi attualmente ha avuto una ricaduta, perché gli emigrati che sono andati in Germania e hanno, qualcuno è rimasto, ma la maggior parte è tornata e comunque hanno messo di lato i soldi, li hanno impiegati per fare le case. E quindi si collegò, si mise in moto un sistema virtuoso per cui sì, il sacrificio di stare fuori però comportava una ricaduta per noi, intanto di 300 persone che non avevano bisogno di noi per vivere, ma poi loro ci aiutavano a vivere e a creare, a spingere un settore, quello dell'edilizia, che fu l'altra carta vincente contro l'immigrazione. A parte che l'edilizia in quel tempo venne in tutti i modi potenziata, perché la regione finanziava i cosiddetti cantieri di lavoro, in cui non c'era un reddito altissimo ma c'era un reddito certo e sicuro. E con i cantieri di lavoro si facevano due cose: non solo si consentiva alle persone di vivere, non sto parlando di due, di tre, di quattro, sto parlando di centinaia di persone che venivano impiegate nei vari cantieri, che normalmente a Castelbuono in particolare, forse eravamo un poco fortunati per la presenza dei politici che eravamo nella regione, ma a Castelbuono erano 5, 6, 7, 8 l'anno.
E siccome si trattava di 30-40 persone a cantiere, figurate che cosa 150 persone. E non era solo il cantiere, l'attività lavorativa in proprio, proprio vero e proprio, lo scavo, il fare la strada, il muretto, ma si capisce che tutti i materiali venivano acquistati. E questi materiali venivano acquistati, crearono altra possibilità di sviluppo per l'attività commerciale, di trasporto e di vendita di questo materiale. Insomma, si innescò un sistema per cui in effetti il paese cominciò a respirare. Il piano regolatore di cui parlavamo si impose come urgenza anche perché appunto nel 67 uscì fuori la legge che non consentiva più di costruire fuori dal centro abitato senza l'autorizzazione comunale, per cui si rese necessario regolamentare tutto il territorio comunale, non soltanto il paese, va bene, quindi le vie, l'altezza delle case e così via, ma come fare per consentire a questa spinta che veniva da quelli che stavano fuori che si volevano fare una casa, da quelli che venivano da fuori, i palermitani in particolare, che si facevano la casa per le vacanze, i nostri che stavano fuori e che intendevano in qualche modo mantenere il rapporto col paese e si facevano la casa di vacanze, tutto quello che noi vediamo oggi, disperso nelle campagne, anche se ha le sue origini a prima della guerra, perché c'erano già le case di villeggiatura, ma esplose in maniera consistente proprio 68, negli anni 60 e 70, continuando poi sempre, ma continuando anche perché una volta che ci sono le case c'è bisogno anche della manutenzione, e quando c'è bisogno della manutenzione ci vogliono sempre con l'indotto la sempre, da, non si inciso, la nostra zona di villeggiatura, almeno la zona dove io vivo, Mangiazze, San Guglielmo, d'estate aveva il collegamento, c'era un bus, una corriera che per due o tre volte al giorno collegava. Anche se in quella zona c'era anche un mini market. Non c'era, a parte quella, diciamo, per i bisogni della campagna, la raccolta della manna in particolare, per cui c'erano casolari sparsi un po' dovunque, laddove c'erano i frassi, c'erano ma il concetto proprio di villeggiatura cominciò, insomma, io credo che forse la designato fu effettivamente Giovanni Cucco, il padre di Alfredo Cucco. Non tanto per la costruzione che lui fece, ma perché fece venire nell'eremo di Vicce, fece venire la colonna alpina Margherita, che per tutta l'estate i bambini di Palermo, qualcosa come 50-60 bambini di Palermo, venivano a Vicce perché c'era l'aria buona, e quindi questi bambini si riprendevano. Era una sorta di sanatorio, e questo nel 1903 lo istituì, lo consentì, lo organizzò e lo ospitò il professore Giovanni Cucca, a cui è intestata una strada vicino alla Magicia. Leggevo l'altro giorno in un libretto del professore Orestan, un altro grande amico di Castelbuono, insomma, scriveva nel 1906, nella prima targa Florio, che si era costituito a Castelbuono un comitato pro Madonie, che aveva l'intenzione di valorizzare tutti i luoghi delle Madonie, in particolare le montagne e le zone climatiche. Bene, si concentrò
l'attività di villeggiatura, San Guglielmo, Mandazza, Sbarraca. E niente più. Le altre zone erano sempre di natura agricola, diciamo così, quindi le case avevano una funzione anche agricola. Si aprì invece tutto il panorama, il paesaggio del paese, tutte le campagne girare, si cominciò alla fine degli anni 50, 60, 70 e poi si continuò in varie forme, in varie maniere. Ma quelli furono gli anni in cui sono nate, il calcolo è circa 2500 case. Scusate se è poco. Se lo facciamo in termini di denaro non so dove arriviamo. Ma se consideriamo che tutto questo continua, nel senso che è un patrimonio stabile che va curato. La manutenzione. Una volta ci vuole l'idraulico, una volta ci vuole il muratore, una volta ci vuole il falegname e così via. È tutto un circuito che si realizza e che si va. E in questo scenario le amministrazioni comunali naturalmente andavano dietro a queste cose, cercavano in tutti i modi di risolvere questi problemi. I movimenti, sono movimenti di lotta continua sul finire degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, non durò moltissimo, per la verità, perché dal 69 al 72. Due del 73, perché in verità insomma non c'erano da noi ragioni particolari che potevano in qualche misura favorire questo tipo di polemica, di aggressioni, di scioperi, di assemblee popolari, di comizi vari e così via. Perché insomma noi eravamo arrivati a un punto in cui si sopravviveva, cioè in verità le indicazioni che venivano date erano soltanto di carattere politico, di politica generale, quindi marxismo, leninismo, stalinismo, tutte queste cose, ma sui temi nostri non c'erano completamente. Se mi permettete, io vi ho ricordato. Noi volevamo creare un incontro, la distanza di quanti, di 40 e passanti, ci hanno mandato Lupo e Mandatello, sarebbe stato storico. E qui facciamo un incontro così proprio differenziato, possiamo toccare così con mano. Possiamo guardare che è una cosa più simpatica. Lo scontro ci fu simpatico fu. No, ma abbiamo bisogno di vedere questo lato, questo aspetto. Allora, quando cominciò l'edilizia a fiorire anche il paese, quindi espansione anche il paese, e quindi potete immaginare che significa lavoro e così via, una delle costruzioni più insomma imponenti che si notava è il cosiddetto Palazzo Cangelosi. Si trova la fronte alla macelleria d'Andaro, per chi non magari non sa che chiama questo Spezia, si vede la cartolina di qualche anno prima, e poi si vede questo palazzo. Questa costruzione in verità fu fatta sulla base del vecchio programma di fabbricazione, che non diceva granché, insomma consentiva un po' tutto, ma soprattutto per quanto riguardava l'altezza faceva riferimento, perché la questione riguarda anche il Palazzo Cicero, quello che c'è poi accanto. E sono tutti e due blocchi. Brava. Come nacquero queste cose? Com'è che ebbero la licenza, va bene? Sulla base di quel programma di fabbricazione che io vi dicevo inefficace, nel senso che non poteva essere messo in atto, anche se lo fu messo in atto, il quale a un certo punto, per quanto riguardava l'altezza degli edifici, faceva riferimento a un criterio che era l'altezza degli edifici circostanti, quindi una nuova costruzione non poteva superare l'altezza degli edifici circostanti. E allora grandi temi, grande discussione, nel caso Cicero, nel caso Cangelosi, e qual è l'altezza che va a pigliare?
per poter trovare questo coso, per essere conforme. Allora, Gigero aveva tutta la parte alta, l'aria farina, con i fabbricati che salivano, e aveva il vecchio campanile addirittura che andava al cielo. Dall'altro lato c'era anche tutta la, per il Palazzo Vangeloso, c'era tutta la via Giardini, la vecchia via Giardini, che era più elevata, e quindi se facciamo un conto arriviamo lì. Il discorso che non vengono mai, per riguardo interventi anche della magistratura, insomma, alla fine si dice queste cose. Nel 71, 72, grande rivoluzione, grande sciopero, grande folle che scendeva e andava al comune. Questa è la battuta, ve la racconto, io ero in posizione un po' critica con l'amministrazione, quindi non intendevo occuparmi di queste cose, anche se ero assessore, non mi ricordo a che cosa. Ci fu una grande assemblea popolare, cortei e così via, e Gino Carollo era attualmente alla testa comunista, alla testa di tutte queste manifestanti, c'era Camera del Lavoro, lotta continua e così via. E cosa ci devono? Pane del lavoro? E no? Ci fu un fenomeno, una cosa stranissima, praticamente successe che indennità di disoccupazione che inviava l'Inps a quel tempo e altri tipi di assegni sociali, ma significa per milioni e milioni, non arrivavano. E allora, informatoci, l'Inps dice, ma io li mandavo. In effetti scoprimo che la colpa era della posta, dell'ufficio postale, ma non dell'ufficio postale di Castelbuono, dell'ufficio postale di Palermo. Ma vedi cosa vi è succeduto? Io ricordo che c'erano pure battaglie sindacali, sciopere e così via, queste cose per mesi si bloccavano. E siccome la gente cantava anche con queste cose, un arrivo e ci fu l'ira di Dio. Io ricordo Giro Carollo, comunista deputato, che insomma, ve l'avevo detto forse, insomma, aveva una grande capacità non solo di convincere le persone, ma soprattutto capiva perfettamente com'è che bisognava muoversi, e aveva un'umanità sostanziale sua che era incredibile, ma soprattutto aveva in mente effettivamente il bene del paese e del comune, per cui non aveva difficoltà a chiamarmi a dire fai questo, fai quello, facciamo questo, facciamo quello, non fare questo, non fare quello, stai attento, non stai attento, parlavamo di tutto e concordavamo tutto. Io ero in posizione critica, c'era questa grandissima assemblea, e allora Gino mi telefona, du comune, a Chiara, c'era Don Benedetto Assettato nella stanza del sito, che non scendeva giù perché era preoccupato. Mi telefono e dice, vieni qui in casa, ma io che bene a fare, io chissà, io non mi preoccupare, andavo e così, benissimo. Lo scendevo, a parte che per riuscire a passare dalla via Sant'Anna di Guaiulino, perché insomma non si aprivano, e qualcuno che si apriva, che tuttora ogni tanto lo incontriamo e ce lo ricordiamo, Cristo si è rivolto nei miei confronti come se io ero il padrone delle ferriere, insomma era quello che affamava il popolo e che non consentiva queste cose. Per cui ci fu un alterco, un battibecco fortissimo. Basta, riesco a leggiare e trovai l'aula consigliare nel municipio di Sant'Anna, Sciacolma, fuori questa grandissima folla. Ero presenti vari, cioè vicino, e insomma io mi dovetti sedere, anche se ero in polemica con il mio gruppo, mi dovetti sedere nel banco degli imputati, sarebbe a dire o questo rosino. E allora discorso le cose, tutte lamentele, questa storia di queste soldi che non arrivavano, problemi romani, sempre problemi, vendita.
insomma c'erano mille cose che si andavano ad aggiungere e a un certo punto ci fu pure una cosa simpatica che i lottatori continui avevano organizzato in tutte le case nuove del paese delle scritte abbasso i padroni, proprio solo nelle case nuove, vabbè. Cioè cui una in particolare, va bene, che era fatta di vabbè, era un democristiano che l'aveva fatta, abbasso i padroni. Dalle informazioni avute nel palazzo questo non era stato scritto. Nel palazzo nuovo. Allora, dell'assemblea, contestazione, le cose più diverse, più varie, io cercavo di rispondere e a un certo punto qualcuno ricordò che avevano scritto, avevano segnato, va bene, questo fatto che i padroni riuscivano a farsi le case nuove, le case belle e i poveri sventurati invece no, non potevano. Allora io, così, per cercare di alleggerire un po' le urla, l'atmosfera che era molto tesa, così via, dico, Matteo, ma qual è la ragione che la casa, ricordo in particolare, gli ricordai, non c'era la SMAC in via Tenente Luigi Cortina prima, era nato un fabbricato nuovo e non ricordo chi era il proprietario, come è possibile che Dacci è messa a basso di padrone e il nuovo palazzo Cangialosi invece un gennaio. Ma niente, Matteo Metaliam, ma perché il popolo così ha deciso. Ora a maggior ragione lo chiamiamo Matteo. Il popolo ha sempre il senno giusto e sa quello che deve fare. Ma dico, ma basta questo, non ne parliamo più. E insomma, è una storia che non dico. Vabbè, erano anni, diciamolo pure. Però c'erano anni in cui la politica, diciamo così, la grande politica, quella nazionale, la rivoluzione mondiale, Mao Zedong e così via, sopravvincevano, insomma, rispetto ai temi, ai problemi nostri effettivi. A proposito dei soldi che la posta aveva bloccato, parte la delegazione da Castelbuono, tra cui io e Gino Carollo, attualmente in rappresentanza degli schieramenti, e siamo andati a parlare col direttore provinciale. E c'eravamo, per la verità, un cristiano disponibile, bravo, ma con una grande confusione in testa. Io non so, che era sindacalista delle poste influente. Allora lo andiamo a trovare, naturalmente a disposizione, dettagliato, ma è della verità, le poste sono diventate ingestibili. Già allora, questo nel 71 ancora così. Comunque, diciamo, quindi parliamo di barricate, capetti, insomma, di cielo, perché non è un problema del sindacalista di vertice che a un certo punto dà l'ordine e tutto mi dice, ma la verità è che c'era una cosa proprio incredibile. E ci aprì una porta, una specie di porta, era porta, però da lì c'era un vano enorme. E mi dovete credere, c'erano centinaia e centinaia di sacchi pieni di posta catastale messi lì, perché per protesta non partivano per le varie sedi e le varie sedi non ricevevano niente e quindi non avevano che fare. E questo creò che durò parecchi mesi, non è che durò un giorno, una
fibrillazione in paese, ma credo anche in altri paesi, ma da noi sicuramente, adesso che eravamo più organizzati, insomma, dal punto di vista delle rappresentanze dei lavoratori, creò proprio un clima terribile, teso, molto teso, in cui eravamo responsabili, non si sapeva di che cosa. Perché è chiaro che non era un problema dell'amministrazione comunale, non era un problema della politica, anche di partito, all'epoca interno, che aveva sconvolto la vita di tante persone. Poi finalmente si sbloccò, queste cose arrivarono, insomma, e in qualche modo la calma ritornò. Ma gli anni 70 non è che sono chissi solo. E gli anni 70, ricordiamoci, sono quelli in cui si istituì il museo civico, meglio, si istituì il museo civico basato sulle collezioni di Francesco Milapalumbo. Siccome oggi parliamo del bicentenario della nascita e celebriamo di questo illustre personaggio, sicuramente uno dei più illustri del paese, e non è che queste cose nascono così tanto bene, è la preparazione di questo museo, quindi di queste prime sale per vedere l'erbario e la collezione degli insetti, che erano le uniche cose che avevamo disponibili e pronte, oltre ad alcuni fossili, e tutto questo comportò una fatica che durò dal 1965, quando fu istituito il comitato pro museo con questi obiettivi, al 1972, quando ad agosto, nell'ambito di una manifestazione promossa dall'assessorato regionale al turismo, che allora era diretto dall'onorevole Macaluso, peggiariese, Partito Socialista Democratico Italiano, amico di Gino Carollo, e fece una manifestazione nelle Madonie che chiamò Madonie 72, però fece il 73, poi non si dice più, in cui tutti i paesi ebbero qualche cosa, ebbero manifestazioni, ebbero aiuti vari, ma soprattutto manifestazioni di vario tipo, di vario genere. E si cominciò, forse per la prima volta, a creare uno scenario, diciamo così, di carattere comprensoriale, che fu posto all'attenzione non solo della regione, ma un po' di tutti, e quindi cominciò lentamente un certo tipo di cammino di sviluppo complessivo nostro. Noi in questa manifestazione abbiamo aperto il museo civico con le collezioni sia dell'erbario sia degli insetti, che intanto avevamo fatto sistemare nei vani a pian terreno del castello, che furono quelli che, come dicevo prima, assieme al tetto e al pavimento della cappella di Sant'Anna, che stava per crollare, infatti nel 72 Sant'Anna, la cappella non fu aperta per la festa, Sant'Anna fu spostata alla chiesa dell'Annunziata, perché non era proprio agibile. In questi vani a piano terra furono quelli in cui furono collocate queste collezioni, e furono i primi, costituirono i primi interventi dopo quelli degli anni 20, quando fecero il muraglione, di restauro del castello. Poi naturalmente le cose insomma, si organizzarono meglio. Nell'86 ci fu il grande finanziamento inserito nel piano di soppressione della legge del 64, non posso scordare, il piano di soppressione della Cassa del Mezzogiorno prevedeva una serie di finanziamenti, diciamo così, insomma, in qualche modo preparatori, che contentavano i comuni del Mezzogiorno che venivano privati dalla Cassa. Cassa che da noi, detto tra parentesi, non solo aveva fatto, fece agli inizi degli anni 80, fece l'acquedotto di Gimmetti, l'appresamento di Gimmetti,
Ma il campo di Totò Spalmino, il campetto polisportivo, è opera della Cassa del Mezzogiorno, fra le tante cose, va bene. Allora, ci fu questa legge nell'86 che dava questa compensazione, riuscimmo a fare finanziare il progetto del castello che intanto avevamo fatto. E questa poi ebbe, vabbè, varie vicende, si conclusero poi nella seconda metà degli anni 90 con un'apposita legge che fece salve quei finanziamenti e quindi si riuscì a portare a termine il castello così come lo vediamo oggi con questo restauro. Però allora si cominciò, e quel restauro l'ho fatto con i fondi comunali, vi dicevo, del Marcio Ciccio Franco e del tetto. Io non lo so se soffro di vertigine, non credo, però quando Marcio Ciccio pretese che io salissi sul tetto del castello, io con, insomma, mi pareva una cosa assolutamente normale, c'entrammo dal tetto accanto alla sacrestia del castello. Lui mi disse, deve camminare lungo questo bordo, non tagliare né a destra né a sinistra. Vabbè, io credevo che era una raccomandazione così. Se non che, quando mi vai a girare e tornai che c'era tutta la piazza Castello sotto i miei, proprio una cosa di terrificante, io mi bloccai, non potevo camminare di più. Ma il suggerisce che ci camminava come se c'era una ragazza che non la faceva, che faceva canale, lavava, vestiva, proprio vecchiato. Mi faceva, mi disse, stendicchiate e cammina a faccia bocca. E gli aveva cavato, però l'unica volta, ma nessuno di voi l'ha mai visto, quindi io sono sempre il primo. Ho visto tutto il tetto, tutto come era organizzato, come era fatto, va bene, sia pure con una visione, diciamo, perpendicolare, non proprio una cosa terribile. Soprattutto lui mi portò sul tetto del cosiddetta sala del principe. Il tetto fu interamente rifatto, fu la causa di avere deteriorato tutte le infiltrazioni che c'erano nelle capriate con i disegni dipinti delle giare, ma insomma più di questo non potevamo fare. Però fu questo primo intervento, sempre con fondi comunali. Dice, ma come le aveva il comune? Lasciamo stare, è un problema di gestione delle magnissime poche risorse che ci sono, va bene, però c'è una certa logica. Comunque sì, visto che è un altro discorso, non c'entra con il nostro fatto. Nel 1970, dicevo, fu un decennio fondamentale, perché sono venute fuori poi, si concretizzarono realizzazioni sognate, impostate, magari finanziate negli anni, nei molti anni precedenti, però si concretizzarono. Dal punto di vista del nostro, diciamo così, sviluppo turistico, io vi ricordo che noi fino al 72-73 non avevamo un albergo, insomma, degno di questo nome. Era nato, per la verità, che si sentò l'alberghetto qui, sempre del Rose, ma per lo più erano poi case in famiglia che si facevano. 70, in quegli anni invece si portò a compimento il villaggio montano di Piano Castagna, si aprì, si realizzò, l'ingegnere Morici realizzò il villaggio dei Fauni. Il villaggio dei Fauni, che oggi non ha più la funzione, diciamo, ricettiva per cui nacque, ma per parecchio tempo fu veramente un
una cosa splendida, perché non solo c'erano i bungalow dove le persone risiedevano, stavano, dormivano e così via, ma aveva un ottimo ristorante, ottima cucina. Zero impatto ambientale. E naturalmente tutto questo si inserì in un altro tentativo grossissimo che insomma ha avuto un qualche risultato, anche se poi non lo so, forse bisognerebbe riprendere poi queste cose. Il rifugio di Crispi, di Piano Sembria, che non fu solo il rifugio, oltre alla capanna sopra Piano Imperiale, la capanna del Club Alpino Siciliano, ma ci consentì di fare la strada per arrivarci, perché negli anni 60 avevamo fatto la strada fino ad arrivare grosso modo a Piano Castagno, ma voi lo sapete, non è Piano Castagno. Sì, Piano Castagno, là c'è pure una piccola casetta che scout. Poi c'è il sentiero delle campanelle, una grotta, una fossa carsica. Quella casetta fu fatta per fare i servizi igienici durante la sagra del Ciliegio del 1972. Quando la sagra del Ciliegio arrivò alla fine, perché c'erano tante ciliegie, pure quelle che arrivavano da Napoli. Allora non si fece più subito in paese, ma si iniziò, mi devi correre cosa il paese. No, si faceva sempre in paese, da campagna in paese. E quindi c'era un pochino di questa sagra che ha questo. La prima edizione fu del 1949, quando sono nata io. Con la piazza tutta addobbata. E l'ultima nel 1972. La sagra del ciliegie fu inventata e realizzata da mio padre. Ecco, allora maggiore. Devo dire di più. Con i soldi di mio padre, con le proteste di mia madre. Questo me lo ricordo perfettamente, va bene, ma mio padre era così, non ci poteva nessuno. E organizzò, si inventò questa sagra delle ciliegie, perché avevamo, per la verità, allora il ciliegeto di Don Felicino Tornabene a San Guglielmo, dove c'erano numerose piante con una discreta produzione. E siccome alla ricerca disperata di qualche cosa che potesse arrangiare il paese, che cosa si inventa, non si inventa, mio padre già aveva fatto la festa della neve d'inverno per Piano Imperiale, per le nostre montagne, e quindi insomma la festa della neve, vabbè, quando la neve c'era di quei tempi, c'era sempre, io me lo ricordo, e beh, se faceva l'inverno va bene, ma d'estate si va a fare qualche cosa, e si pensò, immaginò questa sagra delle ciliegie, e quindi con la collaborazione della Prologue si fece questa prima edizione, che era congegnata sostanzialmente nella visita campestre, quindi nelle prime edizioni c'erano i muri che portavano i turisti che venivano da Don Felicino a vedere le ciliegie nell'albero, chi li raccoglieva, ma già la gran parte era stata raccolta, perché poi gli si offriva un chilo, mezzo chilo di ciliegie a ciascuno nel sacchetto. Dopodiché si scendeva nel pomeriggio e in piazza Margherita c'erano palle, feste, ghirlande, ma c'era pure la cosa nei sacchi là al piano. C'erano tante cose. Il merchandising castellbonese è iniziato lì negli anni con i portachiavi che io ho
casa, il porte chiave della festa delle ciliegie con il logo della, questa donna, della donna con le ciliegie. Questo logo glielo disegnò, glielo fece, insomma, Cianciafare, che era un ottimo pittore, soprattutto, non so come si chiamano questi capi, insomma, riusciva a fare con qualcosa. Perché no? Tipo oggi già non lo so. Filippo Cianciafare, gli fece questo disegno che in effetti è simpatico, è bello vedersi, insomma, la ciliegia, questa visione. Ma noi diciamo che le ciliegie si facevano vedere da fuori, perché... No, non cominciamo, la festa si fece con le nostre ciliegie per almeno 5-6 anni. Perché ininterrottamente si fece fino al 1967, quindi 18 anni di seguito. Poi si fermò nel 67 per vari motivi, tra cui la mancanza di ciliegie, questa che non c'erano le ciliegie, e si riprese, ne facevo l'ultima nel 72 e basta, però non si dice più. In effetti, che cosa succedeva? Noi avevamo la sagra delle ciliegie che era inserita nel programma dell'EPT provinciale, del 18° provinciale, in quello regionale e così via, e ogni volta c'era il problema, ma i girasi ci sono, a quando ci sono, ma quando me lo dicevo, come si fa a trovare questi girasi? Si compravano a Napoli. Arrivavano la sera con la nave a Palermo, c'era il nostro camion pronto a prenderli, venivano portate qui, nottetempo, compreso io, le sistemavamo nei sacchetti, va bene, sperando che insomma, si mantenessero in qualche modo, in modo che l'indomani mattina venissero, potessero essere distribuite poi ai vari turisti che venivano, che per la verità venivano, perché generalmente quando si mangia gratis non c'è problema, pure da tutto. E questa però abituò e fece capire, insomma, e lanciò sia la zona climatica, ma soprattutto la possibilità della realizzazione degli alberghi. Se io punto la vicenda dell'albergo montano, quello che vediamo lì, che nacque da un finanziamento regionale del 1959, e che si riuscì ad avviare i lavori a metà degli anni 60 e andare con molta difficoltà, e a un certo punto negli anni 70, agli inizi degli anni 70, i lavori si erano finiti i soldi e quindi l'edificio non si era potuto completare. Mi ricordo che, chissà per dire sempre, il clima sostanziale di solidarietà civica che c'era, di interesse civico che c'era. L'onorevole Macaluso, assessore al turismo, che era di Pietralia, e che, siccome c'era sempre una certa polemica campanilistica, insomma, non è che aveva molto interesse a favorirci in una insomma, nella realizzazione di un albergo di notevole proporzioni, solo che era amico di Giro Calogero e quindi a Gino un giocotto di Roderò, e allora Gino mi cerca di civile che domenica o nero, non ricordo bene, l'assessore Macaluso l'ha portato a Giro l'albergo in maniera che capisce, si convince che in effetti siamo ormai quasi alla conclusione dei lavori, ci vuole niente, insomma, quando adesso non mi ricordo quanto era il finanziamento aggiuntivo, ma insomma con quattro soldi si fa, e diciamo buttare avanti. Quindi andiamo appuntamento la mattina che arrivò, siamo saliti,
l'albergo era stato affidato per la custodia, la vigilanza appena compiuta, era di proprietà regionale, era stato affidato al comune. Allora il comune, per insomma, in qualche modo custodirlo, per evitare che succeda quello che è successo adesso, incaricammo due o tre persone, insomma, della zona, pastori e così via, di verificare con gli umani. Una di queste persone, insomma, gli consentimmo di portare dei maiali a mangiarsi le ghiande, le querce della zona, non molto grande, ma insomma, e quindi vabbè, insomma, eravamo lì. Allora siamo arrivati, visto che era vero, siamo saliti, girò tutto l'albergo, gli spiegammo tutto quello che insomma c'erano da fare, le poche cose. Devo dire che la novella Macaluso guardò con molto interesse, con molta attenzione. Gino gli raccontava che cos'era questo bosco, questo paese, insomma cercava di fare scumazze in tutti i modi con l'assessore, e qua non ci sembrò convinto. Quando scendevamo lo scalone, entrando, e la scala che scendeva lì, io aprivo la strada e mi accorsi che nel buio quasi che c'è 4 seggi alla lista che vinceva, 6 seggi alla lista che seguiva, perché erano 30 i consiglieri comunali e lo sono stati fino agli anni 90, insomma, quando poi sono stati ridotti a 20, adesso non sono 15, 15. No. Vabbè, che c'erano proprio e basta. Nel 52 l'amministrazione Bonomo fu sciolta nel 49 per inadempienza amministrativa, insomma cose di quei tempi. Fu nominato un commissario che gestì fino al 52 elezione comunale senza col maggioritario, e vince il blocco del popolo, partito comunista e il partito socialista, a Democrazia Cristiana seconda. Nel 56 stessa cosa, sempre maggioritario, sempre blocco del popolo, comunisti e socialisti, e abbiamo visto che sta al secondo posto. Nel 52 eletto sindaco Gino Carollo, nel 56 eletto sindaco Gino Carollo, però alla fine del 56 viene sospeso perché imputato, ve l'ho raccontata forse la storia. Sì. Non so se ve l'ho raccontato, che fu una cosa simpatica proprio. Furono pagati anche consiglieri comunali per farli tornare di Parigi. Quando siete la fase poi del consiglieri sotto sequestro. Dopo la soluzione, sì. Sì, comunque fu in questo contesto. Quindi nel 60, da premettere che dopo le elezioni del 56 la legislatura, che prima era 4 anni, la consigliatura, diciamo meglio, era 4 anni, fu portata a 5 anni, per cui la consigliatura del 56 praticamente non finì proprio, finì nel 60, no, chiedo perdono, fu visto quello del 64, fu nel 60 visto regolare, e in quell'elezione del 60 per la prima volta si votò con il proporzionale, e quindi la Democrazia Cristiana fu il partito che ebbe più seggi. Ci fu rappresentanza del Movimento Sociale Italiano, naturalmente il Partito Comunista, il Partito Socialista, via Maria Vila, il sindaco nel 60. Nel 60 sindaco fu eletto da avvocato Mercanti. E fu eletto con i voti della Democrazia Cristiana, che aveva 14 seggi e quindi aveva bisogno di altri due consiglieri comunali per arrivare al 16, la maggioranza sui 30 consiglieri, e utilizzò i tre voti sì, del Movimento Sociale Italiano.
E quindi si fece questo tipo di alleanza che durò, continuò anche, no, continuò per tutti i 4 anni. Poi nel 64, alle altre elezioni, sempre 14-16 della Democrazia Cristiana, si fece un'alleanza con, poi fu chiamato centro-sinistra, comunque con un socialista eletto, che era il consigliere Pasquale, un consigliere eletto del Partito Socialista Democratico Italiano, che era Macaluso, e un consigliere di un altro raggruppamento, che adesso non mi ricordo, forse era addirittura Partito Repubblicano, addirittura un consigliere. Che forse era Venturella, se non me lo ricordo male. E quindi con 17 voti si fece la maggioranza e si sciolse, diciamo, questa maggioranza nel 68, perché rieletto Mercante nel 64, poi si dimise, costretto a dimettersi per voto di sfiducia. Nel 68 fu eletto l'ingegnere Guarcello, sempre della Democrazia Cristiana. Durò un anno. Nel 69, per la prima volta, nonostante fosse consigliere comunale già dal 46, ininterrottamente, Vincenzo Carollo, deputato, che nel 67 è stato eletto presidente della regione siciliana, nel 69 cade da presidente della regione siciliana, e allora, siccome era libero, non aveva che fare, fu eletto sindaco per la prima volta di Castelbuono. Quindi sul finire del 69 lui si diventa sindaco di Castelbuono. Tutto questo ha fatto tutto il contrario. Tutto il contrario. Fino al 70, poi al 70 ci furono di nuovo le elezioni, fu rieletto Carollo sindaco, e con inizialmente una maggioranza, inizialmente significa per un anno e mezzo, una maggioranza insomma del movimento sociale, ma c'era, non c'era, insomma non era granché, non c'era molta convinzione. Nel 72, anzi alla fine del 71, fu eletta la primavera giunta di centro-sinistra, Partito Socialista e Democrazia Cristiana. I socialisti avevano 4 seggi, la Democrazia Cristiana aveva 13 seggi, se non ricordo male erano 13. E quindi con 17 seggi si fece maggioranza e si cominciò. E durò interrottamente fino al 75. Nel 75, sì, alle elezioni più o meno il rapporto di forza era questo, ma diciamo il centro-sinistra non si fece più e si fecero delle maggioranze, insomma, improvvisate, anomale, che durò sostanzialmente tutto questo fino agli anni 80, va bene, fino alle elezioni che poi si fece nel 1980, con crisi anche ricorrenti, sali e scendi, e io sempre nel clima di una visione, insomma, di interesse civico effettivo, mi ricordo che più volte Giro Carollo, che poi Corrino morì nell'80, in quegli anni 75, 76, 77, 78, più volte intervenne presso di me per dirmi che, insomma, l'avevamo finito di sciagliarmi continuamente, dovevamo assicurare, come era nostro dovere, una amministrazione stabile al paese. E però diceva il comunista avversario, va bene, al suo tempo, non è facile, insomma, che si riverificano queste cose, vabbè. Perché, ripeto, al di là di tutto c'era questo fatto fondamentale. D'altra parte, lui,
lui capiva che andava in consiglio comunale, aveva a polemizzare, ma con chi polemizzare? Perché ognuno si trava indietro, si lavava le mani, io un centro, io sono il leader, io sono così, sono colà. Insomma, in un clima, diciamo così, sfrangiato, dove non c'era molta coesione, naturalmente non aveva con chi parlare, e quindi gli veniva anche il piacere di polemizzare, va bene? E questo abbassava il livello di guardia, abbassava l'interesse generale e così via che si poteva avere per le cose. Per cui lui premeva di risolvere una buona volta questa cosa e così via. E così, forse, ma l'oggi è sempre fermo, non so che... Abbiamo la fortuna che oggi non ci sono altri laboratori, quindi in una delle fasi, diciamo così, delle crisi che ci furono nella seconda metà degli anni 70, quindi fu verso il 77, a un certo punto, insomma, io ero diventato, ero nato un po' così, ma ero poi via via nel tempo avevo aumentato, insomma, ero un poco critico, dico, con tutto, con tutti. Quando dico io non dico solo io e il gruppo dei miei amici, insomma. E quindi cercavamo di contare di più, di avere più peso all'interno del partito, ma soprattutto all'interno dell'amministrazione comunale. Insomma, detto tra parentesi, io credo che la migliore amministrazione in assoluta, la più propositiva, la più realizzatrice, fu quella che facemmo dal 72, 71 al 75. Questo detto dagli avversari politici, non detto da me. Ma detto questo, a un certo punto ci fu l'ennesima crisi e mi fu detto che io avrei dovuto fare il sindaco. Mi ricordo che Gino Carollo mi venne a cercare, mi dirò, oh, ti permetti di dire no, perché se no se ce l'ho, perché andava a nascere tutto questo. Poi non avvenne perché al momento in cui si aveva a formalizzare, diciamo, i miei oppositori o quelli che io opponevo e che a loro volta giustamente mi opponevano, vabbè, insomma, dissero di no e per cui non se ne fece più niente. Però in questo contesto mi ricordo questo perentorio invito di Gino Carollo, insomma, non tirarmi indietro, in una visione, diciamo così, di concretizzazione, di realizzazione, ma di equilibrio all'interno del comune, all'interno dell'amministrazione comunale, all'interno anche dei gruppi, sempre nella visione che insomma non ci guadagnava niente il paese dalle rotture, dalle fratture, forse lui dal punto di vista come avversario politico poteva ricavarne qualche beneficio, ma questo non gli interessava, perché prima di tutto c'era, ripeto, sostanzialmente, essenzialmente e solamente il paese, insomma, questo era il fatto più importante. Vi ho ricordato, insomma, l'esperienza bellissima del piano comprensoriale urbanistico che fu fatto, ma soprattutto la nostra rappresentanza articolata nei vari gruppi, i gruppi più consistenti, in questo consorzio, questo comprensorio che era un consorzio, in cui parlavamo tutti e quattro la stessa lingua, anche se eravamo uno democristiano, uno sociale, uno comunista, uno socialista, parlavamo tutti la stessa lingua. Cioè portavoce di una comune visione di come sarebbe organizzare urbanisticamente il paese, il territorio nostro, che portavamo perché venisse accolto e sancito poi nel piano comprensoriale, come di fatti fu, riuscimmo, perché una delle cose che ci guardavano tutti
tutti sapevano in questa assemblea mi scelta come eravamo politicamente organizzati e chi rappresentavamo, però tutti ci guardavano con ammirazione perché quello che dicevamo, insomma, era a nome di tutti, non c'era nessuno che all'interno del comprensorio, siccome io sono comunista, tu sei comunista, non noi due stavamo assieme, no, no, c'era proprio questo rapporto all'interno della rappresentanza di ciascun comune, ma del nostro in particolare, che fu praticamente il capo in testa, insomma, fu quello che guidò tutta l'organizzazione, la regolamentazione del piano comprensoriale. Perché? Perché eravamo i più esperti, perché eravamo i più esperti, perché ci eravamo posto il problema negli anni 60 di come fare per riuscire a superare tutte le difficoltà che avevamo dal punto di vista urbanistico, e fummo quelli quindi che eravamo più pronti, più preparati ad affrontare un argomento che valeva per tutti, ma che comunque era un problema di regolamentazione, quindi di visione, quindi di come fare. L'altra cosa che allora ci legò fu la questione dell'autostrada, di che questa è una cosa che... Altro capitolo. Insomma, se non finiremo più. L'autostrada Palermo-Messina, nel tratto che ci interessava, era stata progettata ancora più a mare, più sotto, specialmente in alcuni punti. E allora ci fu una grande rivoluzione che partì da qualcuno, dice Farrugia, da moltissime delle caronie, dei nebro, insomma, di questi nostri paesi che facevano parte del comprensorio urbanistico, utilizzando i progettisti che erano dei professori universitari, insomma, illustri di urbanistica, utilizzando questi professionisti, noi abbiamo il coraggio di presentare un disegno alternativo per quanto riguardava... Non lo svincolo, ma dovevamo tutto il tratto dell'autostrada da Campo Felice fino ad arrivare a Campo Felice, ma prima del Campo Felice, fino ad arrivare a Caronia, al di là dei Monti Nebbi. Cioè noi sostenevamo che per togliere l'isolamento in cui moltissimi di questi comuni, quelli più interni in particolare, si trovavano, l'autostrada dovesse arretrarsi verso monte anziché andare a valle lungo la costa come era stata praticamente progettata, in alcuni punti poi fu realizzata, perché l'unico vero spostamento poi lo fecero, si convinsero, lo fecero per Cervalù. Cervalù salì l'autostrada rispetto a come era stata prima progettata. Ci furono grandi battaglie, il giornale ne parlò a lungo, presentazione di questi progetti, interventi, Regione Siciliana, ANAS, insomma, ci fu l'era di Dio per riuscire a trovare la soluzione. Alla fine, insomma, ci fu questa specie di contentino che servì sia per un pezzo dei Nebrodi e sia per questo tratto di Cefalù. Ma sostanzialmente, insomma, l'idea si vinceva, ma sostanzialmente per tempo, perché insomma il tracciato è quello che avevano sostanzialmente pensato loro, i progettisti, di realizzare. L'altra battaglia fu il quinto dello svincolo, perché insomma, ci fu la grande pressione di Pompi e San Mauro per spostarsi lo svincolo verso di loro. E tutto questo, insomma, sul finire degli anni 60-70, cioè a metà degli anni 70, insomma. 70 forse? Sì, a metà degli anni 70. Cioè, Silvio sempre Carollo, ci fu insomma una delegazione castelbonese che si recò a Roma, andò all'ANAS, andò al Ministero e così via, insomma. Alla fine fu confermato lo svincolo lì dove è stato fatto, con il
questo grandissimo ponte che in ogni caso bisognava farsi, perché visto che aveva passato già e non c'era più fare. Però fu anche quella una simpatica vicenda, va bene, anche perché ci fu un momento in cui noi dicevamo va bene, fatelo dove volete verso Pollina, lo svincolo, però mi dovete fare una strada di raccordo, che fu poi quella che mi convinse a non farlo, la strada del raccordo con la 286, che già noi avevamo, la 286 nacque con la strada statale, quindi con un particolare sistema anche per quanto riguarda la manutenzione, finanziamento, il miglioramento di quella strada, che prima aveva più curve da Fiumara in giù, sono state un po' recuperate, anzi da Montenero in giù aveva più curve, poi sono state un po' raddrizzate, perché diventò statale, quindi aveva diritto a finanziamenti che nessun altro della provincia aveva in grado di fare. E allora mi dicemmo che forse, secondo alcuni, fu il tema che mi convinse a lasciare lo svincolo dove l'avevano progettato, cioè qui a Castelbuono, di farci il collegamento adeguato, cioè lo svincolo che volevano realizzato quello di Pollina, che era praticamente l'altro versante, e la 286, perché la strada statale 286 aveva una sua importanza perché collegava tutte le madonie, insomma, col mare, quindi non avevano altro modo per andarci, a parte quel relitto di strada che era San Mauro Gangi, insomma, io è da tempo che non ci vado, non so se l'hanno sistemata, ma praticamente questa roccia allora era quella essenziale, importante. E si dice un punto che ci costava chiassata fare questa operazione rispetto a potenziare lo svincolo dove era progettato, e Pollina per me. Alla fine il raccordo ora lo volevano fare poi 286 Pollina, sì, quindi sì, al contrario poi sì. E poi dovrebbe essere quando si farà poi, però visto da più non si nascerà più, insomma, già per fare un collegamento di raggio Montenero Pollina, quello che abbiamo visto qua, c'è questo, qualche notizia, la Pollina è buono, la strada Pollina Montenero, sì, ho visto che c'è l'articolo del 63 che anche questo ho qua tra sera per un coso, ma qua mai che non ci poteva andare, scendeva e saliva, ed è la stessa cosa che accade con San Mauro, la cassa, a parte che San Mauro tra l'altro non ci andiamo col fuoriuscita del da Guglielmotte e così via, ma col fuoriuscita deve scendere e sì, salire, vabbè, quindi un paese con termini che siamo in questo territorio, che siamo a contatto di loro, e questo accadeva anche con Pollina. Riuscire a fare realizzare il collegamento, vabbè, fu pure quello, la lunga discussa, cose, polemiche, scialle, perché sempre poi il problema, dobbiamo capire, è anche un problema di disponibilità finanziaria, cioè quando i soldi ci sono e si può fare, cioè quando non ci sono non si può fare. Quello che io posso dire, insomma, non so se a conclusione, poi qualche altra volta ci potremo anche sentire, ma insomma ritengo che nel decennio del 1970 si concretizzarono tutti i progetti precedenti, tutti i finanziamenti precedenti, e furono impostate le basi per un diverso avvenire per il paese. Ve l'ho ricordato l'altra volta, ma ve lo voglio ricordare. Negli anni 70 si completarono tutta la rete di strade rurali che furono realizzate con i vari cantieri di lavoro, che in quel tempo, insomma, ripeto, furono volanti, o perlomeno comunque una fonte di sicurezza per tutti, ma ebbero questo risultato effettivo, importante, durevole, cioè quello di avere realizzato la
penetrabilità di tutte le nostre compagne con i mezzi del campo, cosa che prima non era possibile. E gran parte di tutte le case che sono nate via via e hanno avuto la possibilità di essere realizzate dopo che le zone, le conciate furono collegate con queste strade, con questo sistema viario che consentiva quindi anche ai camion di portare il materiale e così via. Quindi fu un decennio, insomma, non dico risolutivo delle sorti del paese, ma certamente uno tra i più importanti come realizzazione, come concretizzazione di cose. E diciamo che l'economia dall'agricoltura degli anni 50 la fonte principale era diventata l'edilizia, all'agricoltura la manna, l'agricoltura la manna e poi l'edilizia e tutto l'indotto. E i primi effetti del turismo, esatto. I primi effetti con la neve e festa della Sagrada, sì, ma anche la realizzazione delle seconde case di villeggiatura, sì, che vedevano periodo estivo, anche io insomma questo ancora non c'erano tutti i ristoranti, no, ancora non ci siamo, poi un altro capitolo chiedevo e chiedo sempre più volte ai nostri commercianti di generi alimentari, insomma, di queste cose, com'è l'andamento degli acquisti nel corso degli anni, dell'anno. E io la risposta che tutti mi hanno dato è che sicuramente se fosse possibile mantenere il ritmo dei tre mesi estivi, sarebbero loro felici e contenti e renderebbero tutti noi felici e contenti, perché in verità noi non ce ne rendiamo conto, ma la popolazione aumenta notevolmente, perché ripeto, si tratta di migliaia di case che vengono sistematicamente riempite da persone. Quindi siamo un'intuizione felicissima che ha consentito a Castelbuono. Allora, vi devo dire che di non diventare un paese spopolato. Ecco, questa storia della zona climatica, un'intuizione felicissima del clima, del paesaggio, del panorama, dell'aria buona, valorizzazione, a parte un fatto che eravamo costretti a farlo perché prima eravamo la malaria e dovevamo salire a fronte, vabbè. Ma in effetti nacque come, diciamo, come effetto esterno, e quindi il richiamo esterno nacque con Giovanni Cucco, che pensò di fare a Liccia questa colonia alpina Margherita, si chiamava, e continuò poi negli anni. Il nostro giornale nel 1920-21 e il primo numero fece una specie di promemoria delle cose che voleva che si facesse nel paese, per cui lui nasceva come il giornale che doveva portare avanti queste cose. Tra le cose c'era naturalmente la zona climatica, quindi la valorizzazione della zona climatica, quindi l'apertura per fare tutte queste cose. Sta campagna è continuata sempre. Nel 1922 ci fu un articolo dell'onorevole Alfredo Cucco, figlio di Giovanni Cucco, che il titolo è proprio L'avvenire di Castelbuono e nella sua zona climatica. Quindi nel 22, figuratevi, avevano questa convinzione, ma forse avevano anche toccato con mano, vabbè, che cosa poteva significare avere. E tutti avere i giornalisti, tanti giornalisti che vennero negli anni 30, alla fine c'è una foto di un centinaio di giornalisti a Piano Imperiale. Mio padre fece a Piano Imperiale due cose grandi 30. Per il turismo non è nato negli anni per 80. La montagna, per la zona climatica e così via. La prima fu quella di portare tutti i dipendenti del Lupin di Palermo. Lupin lo sapete? Sì, grande. Appena, perché praticamente poi grande magazzino. Allora
quando cominciò c'erano 40-50 di questi dipendenti che lavoravano in questo posto. E allora organizzarono questa gita domenicale, mio padre li portò a presentare. Grande festa, grande gioia e così via. Ma certo la cosa più importante è quando riuscì a portare un centinaio di giornalisti, non solo palermitani, va bene, in montagna. A chi non amava camminare, invece voleva trovare un muro. Pronto, guarda dentro, tutte cose, sentivano a cavalli. E quindi la meditazione non mi faceva. Io prima dell'era Cicero, prima, molto no. Prima. C'è il mio muro, dell'era Cicero, cominciava a diffondere. C'era, va bene, c'è, diciamo, vabbè, io sono vietti, quindi ogni tanto mi metto anche a ridere a queste azioni, però in effetti ci sono stati dei momenti nella nostra vita politica, sociale, amministrativa, in cui si spacciava l'idea che il paese fosse nato in quel momento. Quindi tutte le cose stavano in quel momento e così via, non comprendendo che è un processo antico, lungo, faticoso, in tempi in cui non c'erano le disponibilità che ci sono oggi, i mezzi che ci sono oggi, perché sì, parliamo di crisi, nel senso che lo Stato ci disse al comune, attenzione, devo rispettare questi parametri e così via, il cosiddetto patto di stabilità, i soldi li può spendere a capriccio, entro certi limiti, no, c'è tutto un tipo di condizionamento, però è vero che insomma le condizioni di oggi, per quanto crisaiole siano, non sono sicuramente 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa. Io ho una fotografia di mio cognato Nino Di Martino, che fu segretario qui nel 62-63. Segretario comunale. Che quando se ne andò si fecero tutti i dipendenti comunali a fotografia qui. Quindi, si sistemava una specie di... No, ma quando stava tutto... Scalinato. Tutto riconoscibile, va bene. Allora la curiosità mia fu, vedendo questa fotografia, dico, ma quant'erano questi dipendenti? Erano la ventina. Ho preso i guardi. Va bene, che era una foro, ho dimenticato da me. E il comune e la popolazione andava sui 10.000. Era piccola popolazione, il numero delle persone. 10.000 abitanti. Allora, se io devo dare la mia esperienza di quei tempi e del modo come si lavorava, devo dire che le cose cominciarono a guastarsi all'inizio degli anni Ottanta. Furono emesse con la famosa legge 185 persone che non erano diciamo preparate ad assumere determinati ruoli, a fare determinati cose. Quindi erano in continuo apprendimento. Allora, c'era quello che aveva piacere di apprendere e apprendeva e poi risultava un dipendente buono, modello. C'era chi invece era rimasto, sì, con il piacere, vabbè, tanto giustissimo, ma anche non fa niente. Invece, fino a quegli anni, di questa fotografia non ricordo io, una ventina indipendente, e io me le ricordo tutte impegnatissimi nel lavoro. Ci si poteva fidare di tutti, si poteva affidare qualsiasi cosa, erano in grado di farle, di realizzarle e così via. Insomma, c'era un altro clima. Responsabilità. Devo dire. Senso del dovere. Senso del dovere. Precisione. Poi si cominciarono a prestare, anche se alcuni sono risultati di grande livello, visto che io non vi faccio i nomi,
ci porteremmo. E chi è il tuo libro? Che cosa allora, è? Noi abbiamo sfogato, non possiamo più pensare. Noi teniamo sempre in considerazione per tutti gli altri appuntamenti. Però avvocato sicuramente ci sì. Ormai abbiamo saputo che deve fare questo incontro con però abbiamo ricevuto un messaggio e questo volume in dono dalla senatrice Rosa Maria Di Giorgi con un biglietto: carissimi, ho il piacere di inviarvi un volume del Senato della Repubblica quale dono e con l'auspicio di un felice e proficuo inizio di formazione. Sì, ma ora tanti auguri e buon lavoro, Rosa Maria Di Giorgi. Noi abbiamo comunicato un po' a tutti, indipendentemente da tutti i nostri politici, già virgolette. Il problema è però che Rosa Maria ci manda un non sarà. Almeno se lo abboliscono io sono posto il problema, ma stai dicendo qui a Fuggiata tu vivi a che c'è, lo aboliranno a partire dalle nuove lezioni. No, vabbè, dico però c'è sul cristiano che va arrivare alla pensione. Se non chi sarà questo coso populista l'ha mai fatto. Non ci sono dubbi che ci sono personaggi, menti, teste, capacità di rilievo. Ma sono stati tutti qua, che ci vogliono essere, va bene. Ma sicuramente ci sono più capaci. E che fai? Piglia il tavolo. Non è che potevo volare la camera, perché la camera aveva già il suo problema. Quindi come sarà? Succede 115. Io magari dico 150 lo amo, mi stanno a male, ma la ora che cambiare tutto questo. Il prossimo incontro cambiamo un po'. Ringraziamenti per lei, sì. Veramente.